giovanissimo ma già un big, lo dicono i numeri degli stream dei suoi brani. Lui è Random. Ciao Emanuele. Ciao, ciao, ben ritrovati, come va? Allora, abbiamo fatto due chiacchiere e ti sento già carico, carico, carico. Ma dov'è la paura di chi sale per la prima volta sul palco dell'Harrison? Dove l'hai messa? Non c'è, l'ho lasciata a casa. Niente paura, perché alla fine è un bel momento. Se te lo vivi con paura diventa un brutto momento. Quindi io non voglio avere rimpianti nella mia vita. Noi ci aspettavamo, non voglio dirlo, però un Random diverso. Oddio, l'avevi anticipato che questo brano non sarebbe stato particolarmente rappato, ma cantato, cioè insomma volevi cantare e così hai fatto. Come ti sei trovato in questo nuovo mood? Guarda, è stato bello, sicuramente non è il mood che prenderò nella mia vita, perché nel senso la musica è libertà e io voglio semplicemente dare tante sfaccettature di me, perché penso di essere in grado di fare più cose, le voglio fare tutte. Detto questa era un po' una mission impossible. Siamo saliti sul palco molto coraggiosi e questo Random nelle vesti del cantautore, secondo me, dai, a questo giro potrà piacere, secondo me è andata bene, guarda, a te è piaciuto, mi hai visto ieri. Ah, certo, poi poi noi siamo ai primi ascolti, dopo entri dentro a quello che succede, quindi cambia la percezione, specie credo per chi ti segue magari da un anno a questa parte o anche da prima ed è abituato a sentire delle sonorità diverse, un modo diverso, probabilmente certo. Saranno loro quelli che dovranno digerire questa tua nuova sfaccettatura che comunque ti completa, credo, alla grandissima. Okay. Grazie, guarda, sono contento perché alla gente che mi ascolta sta piacendo tantissimo, il pezzo sta facendo dei numeri che non ho mai visto prima in vita mia, non riesco neanche a contarli. Guarda, sono solo felice, 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 al 100%. Allora ci racconti com'è nato? Allora, questo pezzo è nato un po' per scherzo, nel senso dalla rottura di una pianola di mio nonno con cui ho scritto tante canzoni, ne ho subito acquistata un'altra, ho iniziato a suonare questo giro che avevo visto su YouTube, che poi tra l'altro è il giro che sentite nel pezzo, ed è nata Torno a te. Torno a te narra in primis la mia prima storia d'amore e poi invita l'ascoltatore a tornare al primo amore, un po' un ritorno alla vita, tornare a vivere la propria vita come si viveva il primo amore, apprezzando tutte le cose, godendosi tutti i piccoli momenti, veramente rendendosi conto del fatto che nulla è scontato. Quindi veramente io sto vivendo ogni cosa che sto vivendo, me la sto vivendo appieno, perché nulla è scontato in questa vita, soprattutto in questo momento dove un po' ci hanno tolto tanto, i rapporti umani, le cose, un caffè al bar, darsi un cinque con un amico, sono tutte cose che noi davamo per scontate prima, perché le avevamo sempre sotto al naso, e adesso che non le abbiamo più iniziano a mancarci. Io spero che quando finirà questo periodo tutti quanti veramente possiamo goderci la vita al 100% come se fosse il primo amore e tornare ad avere magari gli stadi, i teatri come nel caso dell'Ariston pieni, perché tu ti sei esibito come tutti ovviamente di fronte a, non so, forse tu avevi palloncini davanti. Palloncini. Allora bella questa domanda, com'è esibirsi davanti a dei palloncini con facce, con espressioni a caso? Allora, ce n'era uno che mi guardava male, quindi mi ha messo un attimo terrore, però bellissimo, guarda, bello, cioè mi ha permesso di concentrarmi. Non è la stessa cosa, ovviamente avere un palco con delle persone davanti è una cosa diversa, però effettivamente se ci penso il pubblico sanremese non è esattamente il mio pubblico, quindi da un certo punto di vista mi ha solamente aiutato a concentrarmi il fatto che ci fossero dei palloncini davanti a me. Hai pensato a Rita Pavone? Assolutamente sì, da metà della canzone in poi, infatti forse si è vista l'emozione. No, lo diciamo perché è una di quelle che l'anno scorso ti ha colpito, se non ho capito male. È stata con lei che mi ha colpito, cioè la persona che proprio mi ha fatto dire: io se arrivo sul palco voglio dare alle persone che mi ascoltano la stessa identica emozione che lei ha dato a me. E ci ho provato al massimo, poi penso di esserci riuscito, i messaggi sono molto positivi, quelli della mia gente, alla fine io canto per loro, per le persone che me si rivedono e mi hanno sostenuto fino ad adesso, e da parte loro sto ricevendo tante belle parole. Senti, ma Rita si è fatta sentire, sa di questa cosa particolare, che tu sappia almeno? Sì, Rita si è fatta sentire tramite Twitter, penso, e mi ha fatto un grande in bocca al lupo e sono molto contento di aver ricevuto anche la sua benedizione.
fantastico. Andiamo alla serata di questa sera, una serata sicuramente ricca di grande spettacolo, perché voi avete l'opportunità, bello o brutta, nel senso brutta nel senso che è difficile scegliere una canzone, perché magari ce ne sono tantissime, perché comunque sono scritte da altri, quindi di scegliere una canzone e di farvi accompagnare, se volete, da qualcuno. Quindi grande spettacolo, ci anticipi qualcosa della performance di questa sera e come mai hai scelto questa canzone? Questa canzone l'ho scelta perché in primis è un grande omaggio a Jovanotti, un grande artista in cui mi rivedo tanto, mi piace tanto come proprio impostato la sua vita, la sua carriera, la libertà con cui vive la musica. Il pezzo parla un po' di me, nel senso che io mi reputo un ragazzo fortunato ad aver trovato il mio sogno in giovane età. Poi mi reputo bravo perché sono riuscito a coltivarlo e a portarlo avanti, ma fortunato perché l'ho trovato presto. E sul palco con me ci saranno i The Colors e giuro che sarà un momento veramente di libertà, in cui veramente ci scorderemo che stiamo facendo una gara e penseremo solamente a divertirci e a far divertire le persone. Quindi mettiamo Random più Lorenzo Jovanotti, almeno per la canzone, più The Colors, big show, cioè grande spettacolo. Non aspettiamo altro, tantissima roba. Sei competitivo? Cioè ti aspetti qualcosa dalla gara, non te ne frega niente? Io in genere nella mia vita sono molto competitivo, ma come ti ho detto, no, in questa situazione non mi voglio aspettare niente, voglio veramente vivermela come un bel momento al 100%, non farmi paranoie, non prefissarmi degli obiettivi, perché alla fine li sto già raggiungendo senza averli prefissati, ecco. Ok, alle tue spalle, siccome sono un po' accecata, porta pazienza, è la copertina del singolo che vedo? Esattamente sì. Ok, ero curiosa, vedo una tartaruga. Aspetta, ecco, vedo una tartaruga che però non mi so spiegare. Allora, questa tartaruga no, è semplicemente una scelta stilistica, però ora che mi ci fai pensare comunque un po' mi rappresenta, perché chi va piano va sano e va lontano. Io sono uno in questo caso che... sono veramente molto paziente in questo caso, sto aspettando il momento giusto per fare le cose, sto prendendo veramente tutto con calma, perché non bisogna correre, bisogna fare le cose con attenzione e per bene, però è solamente una scelta stilistica. E comunque adesso fare con calma, ma sei giovanissimo, quindi in realtà hai grande... cioè, se uno dovesse guardare la tua carriera, e poi tu giustamente dici io sono paziente, ma è lampo, riuscire a 20 anni a essere su tra i big su un palco come quello dell'Ariston in gara a Sanremo, chapeau, insomma, non in tanti. Chapeau, veramente. Sono una tartaruga con il boost, diciamo, una tartaruga che ha trovato la skill per andare un po' più veloce. Questo, ecco, chiudo, visto che hai detto skin, ho detto siamo un po' lunghi, non parliamo di Fortnite, mi confermi che hai la PlayStation con te? Assolutamente sì, ma non ho avuto l'occasione di usarla perché sto parlando da quando sono arrivato. La domanda voleva essere questa, volevo chiedermi, ok, ti porti la Play dietro, ma quando giochi alle 4 del mattino, in quelle uniche 2 ore in cui dovresti dormire? Non ce l'ho proprio fatta, infatti, ho detto, ieri ci ho fatto un mezzo pensierino, però poi ho detto no, domani mi devo svegliare alle 9, ho altre 15 robe, interviste, cose, devo cantare, le prove, le cose. Lascia stare, questa notte è forte, ti aspetta. Dai, la prossima settimana ritorni al progetto gaming. Grazie mille, Random, per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un onore, un piacere, grazie. Ciao. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.